Buongiorno, prima di iniziare una cosa che mi riguarda, se mi si annoda qualcosa cercate di salvarmi con tutti questi microfoni perché ci terrei, ecco, a parte le battute, il libro che, di cui accennava Ferretto nasce da qua l'anno scorso al termine del master a cui avevo partecipato. Lui e Luca mi chiedevano se era possibile scrivere qualcosa sui giovanissimi allievi e quindi abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse essere utile un po' a tutti, sia chi lavora con squadre dilettantistiche, sia chi lavora con squadre amatoriali, c'è chi lavora con squadre, diciamo, professionistiche. E non avevo in testa di scrivere qualcosa, però l'ho visto come un modo per collegare e mettere in ordine un po' di idee, visto che gran parte della mia carriera, tra virgolette, da allenatore è stata passata con queste due categorie. E quindi era un momento e un modo per riordinare un po' le idee. Mi sono fatto un po' di domande prima di iniziare e ora le principali le vedo con voi. Sono, innanzitutto, se io non avessi mai allenato giovanissimi allievi, il primo giorno che ho la squadra, che cosa vorrei sapere? Cioè, quali sono le importanti notizie che mi possono aiutare per svolgere questo lavoro? Questa è stata la prima domanda, ok? Innanzitutto identificare le due categorie. Le due categorie hanno questa caratteristica.